Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2020 e la nostra carriera pilota. Torniamo con la Williams dopo un esordio, diciamo, spumeggiante, possiamo dirlo? Dai, tutto sommato vi è anche garbato il nostro esordio in Formula 1 con la Williams, nonostante, diciamo, le previsioni meteo ci abbiano un attimino ingrippato, ma soprattutto ci hanno fatto esplodere gli pneumatici. Però si è vista comunque della sportiveggianza, ci sono state emozioni, un po' di tristezza per quanto riguarda l'affidabilità degli pneumatici. Però pensavamo nello scorso GP di aver fatto la scelta furba e invece siamo stati un po' pirlotti. Comunque, indipendentemente da questo, proseguiamo con il secondo appuntamento del campionato. Siamo in Bahrain, la nostra auto, vabbè, fa cagare, nel senso, ci sta, al momento dobbiamo aspettare un pochino quelle che sono le migliorie. Diciamo che, tutto sommato, lato motore non è neanche così pessima la situazione. È lato aerodinamica e lato telaio che la Williams è molto in difficoltà. Ora, aspettiamo un pochino queste migliorie, anche lato resistenza. Poi dobbiamo, nonostante pure qua non è che sta messa malissimo la Williams, però vabbè, diciamo che è l'ultimo team per il momento. Ho fatto le qualifiche e, come potete ben immaginare, non è che siano state una grande svolta. Ci siamo qualificati ben 19esimi, peggio di noi solo il nostro compagno di scuderia, quindi le due Williams in ultima fila. Ci sta, signori, il bello di questa carriera pilota, siamo ripartiti da capo, quindi affiancandola al My Team potrebbe dare un po' di vigore alla serie di Formula 1. Siamo nel regno del Bahrain, i presupposti per un'ottima gara sono garantiti. Una roccaforte Ferrari ormai da anni, praticamente inespugnabile. Riusciranno ad aggiungere un altro trofeo alla bacheca? Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Vabbè, vediamo giusto le prime posizioni, tanto prima che arriva a noi ci vuole un quarto d'ora. Dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Verstappen, Stroll, Lando Norris e Sainz. Bene, anche Vettel, McLaren. Leclerc, Perez e Alexander Albon, Gasly, Grosjean, Kevin Magnussen e Kiat, Giovinazzi, Raikkonen, lo scienziato e George Russell. Esteban Ocon completa la griglia. Solo perché sono stati penalizzati, ci prendiamo la penultima piazzola a livello di Williams proprio. Solo perché le altre due auto sono state penalizzate, se no eravamo noi due fanalini di coda. Ma don't worry, signori, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare questa nuova avventura che spero vi possa garbare. Allora, iniziamo a sfoggiare un po' di sportiveggianza, signori, iniziamo a cambiare un po' di cose in tavola. Ricordiamoci sempre che al momento l'auto non è come quella del My Team, quindi consumiamo tanta benzina, consumiamo tanto hertz, dobbiamo stare molto più attenti, anche un sacco di gomme, però questo è un altro dettaglio. E quindi, signori, che dobbiamo fare? Dai con le strategie invertite, no? Che non vogliamo provare? Proviamo, tanto non è che 9-5, secondo me 9-5 potrebbe andare bene, ma anche 8-6 ci potrebbe stare. Strategia invertita, proviamo subito a mischiare le carte in tavola. 14 giri per quanto riguarda la benzina, non eccediamo comunque troppo. Magari ne mettiamo un pochino di più rispetto a quella che mettiamo nel My Team, dove, vabbè, non consuma niente per le migliorie che abbiamo fatto al motore. Stessa cosa per l'Hertz, vi ricordo. E proviamo a vedere cosa riusciamo a combinare. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale dove stanno uscendo anche tanti altri giochi, anche altre tipologie, diciamo, di video che spero vi possano garbare. Ma, signori, pronti per il Gran Premio del Bahrain? Come detto, per questa modalità pilota vi tolgo le qualifiche, magari faccio qualche taglietto in più per renderla magari anche un po' più fruibile. Come sempre, grande partenza per noi, signori. Sempre di finezza. Attenzione qui. Guarda Russell però come si insinua. E noi ci insinuiamo ancora più di Russell all'esterno. Attenzione, volano pezzi. Era un pezzo rosso. Non so se era... No, le Ferrari erano troppo avanti. Guarda Russell come si insinua comunque. Attenzione anche qui. Attenzione. Un po' di derapata, si lotta con Giovinazzi che non molla e ci si gira. Giovinazzi, attenzione, contatto con lui, non è stata voluta, ma era difficile lì, signori, ci eravamo un attimo impelagati. Andiamo forte,
insomma. Alex, andiamo forte, mi sembra una parola pure grossa, però c'è da dire che comunque abbiamo fatto la strategia invertita, perché noi adesso con la Orco 2, con la Williams, dobbiamo provare un po' strategie alternative, signore, ma proprio a tutto tondo. Quindi stiamo calmi. Però una cosa che non mi piace è che Russell ci ha buggerato, Russell ci ha preso la posizione ancora davanti a noi e non va bene. Dobbiamo lavorare sul nostro compagno di scuderia per cercare di superarlo almeno. Attenzione qui in scia. Come detto, per quanto magari con questa strategia possiamo fare qualcosa di più sportivo. E già, attenzione qui su George Russell, ci proviamo all'esterno. Attenzione, Russell staccatone, va a colpire Grosjean. Rischio per lui. Allora, ce ne siamo andati un po' troppo all'interno. Grosjean tira tanto la staccata e va a colpire Jesus. Ho sbagliato. No, qua ho sbagliato proprio io. Non ho visto la curva perché stavo vedendo la lista piloti lì a sinistra e mi sono dimenticato che c'era la staccata. Per poco non facevamo un frittatone su George. E intanto questa, questo erroraccio ci ha fatto perdere la posizione su Ocon. Russell, Grosjean mi sembra che è andato ad investire quasi. Madonna, le difficoltà, signori, le difficoltà. È vero qua. Ricordiamoci che non possiamo usare troppa miscela grassa, perché avete visto il motore come si è surriscaldato. Quando usiamo troppo la miscela grassa con auto appunto non migliorate, insomma, la temperatura del motore sale troppo e perdiamo tanta potenza. Infatti, oltre all'erroraccio che abbiamo fatto, abbiamo perso comunque tantissimo. Quindi andiamo a far raffreddare un pochino il motore prima di rimettere la miscela grassa. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Dobbiamo assolutamente avvicinarci. Attenzione, citofono, aspettate. Eccoci, allora vediamo di non schiantarci. Signore, qui consegne di pannolini come se non ci fossero domani. Ma concentrati, concentrati, indipendentemente da i quantitativi di pannolini recapitati in casa sportiveggiante, dobbiamo andare a recuperare la la Williams di Russell. C'è prima Ocon, ma Ocon sicuramente mosso magna Russell. Madonna, abbiamo perso tantissimo. Certo, un pochino saranno pure le gomme, perché all'inizio gli altri magari si vanno ad impelagare un pochino, ma stiamo veramente avendo un ritmo un po' troppo blando. Non che sia voluta sta cosa, però più che altro ci sta che gli altri vadano un po' più forte, ma non Russell. Eppure stiamo continuando a perdere tantissimo. Cioè, la difficoltà è altina, però non mi aspettavo almeno un'aggressività su George Russell, che adesso viene superato da Ocon. Abbiamo finito terzo, veloce, guadagna un secondo a giro. Questo è un problema, un grosso problema. Però signori, ci sta, ci sta. Come detto, con la Williams arriviamo qui in questa modalità pilota. Abbiamo scelto di soffrire, ma come detto l'obiettivo è quello magari di riportare in auge una scuderia che tanti anni fa era lì davanti tra le prime. Ce la faremo? Ma questo non lo so, sia per quanto riguarda le nostre capacità, sia soprattutto per quanto riguarda le tempistiche, diciamo, prima che dell'uscita di Formula 1 2021. Non so se magari al momento esce un video a settimana, perché ci sta pure la Formula 2. Poi quando finirà la Formula 2, massimo io credo che riusciremo a fare un paio di stagioni, quindi non è che la riusciamo a riportare al top, forse, però perché
ci vogliono un po' più stagioni per far arrivare una un'auto che è ultima quasi in tutto tra le prime. Però dai, già se riusciamo secondo me a metà classifica si può, cioè, ci sta come sfida. Poi oh, mi ha detto che dobbiamo forza arrivare lì in cima, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e adesso resistere, signori, provare a resistere. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Adesso sì, più che altro perché sennò esplode il motore. Attenzione qui, difesa su Kimi Raikkonen, sarà una difficile difesa sia su Raikkonen che su Ricciardo, che l'Alfa non è che sia così prepotente, la Renault sì, cioè rispetto Ocon e Ricciardo hanno avuto problematiche solo per, forse avranno cambiato qualcosa, cioè per forza perché sono stati arretrati, ma erano molto più avanti in qualifica, perché diciamo che la margheritina Renault va forte. Intanto siamo a 4 secondi da George, pessima situazione per noi. Sarà difficile difenderci da Kimi Raikkonen. Dobbiamo puntare a resistere un pochino, signori, fin quando possiamo. E poi il distacco dalla vettura davanti è 4,1 secondi. Non so se magari la strategia invertita ci potrà far guadagnare qualcosina in più gli ultimi giri. Cioè gli ultimi giri in teoria dovremmo guadagnare un po' di più, però mai dire mai. Attenzione qui, DRS per loro, ci sofferenza per noi. Stop. Monteremo gomme morbide. Attenzione, proviamo la staccata, ci siamo quasi fermati qui. E niente, Kimi se ne va. Attenzione, anche Ricciardo se ne va. Ma che stiamo a fare sta storia, signori? Proviamo a insistere un pochino. Ma che te vuoi insistere? Questi se ne vanno proprio. Anzi, vanno ai box. Bene per noi. Ai box per la sosta. Bene per noi, bene per noi. Va bene, ci risintonizziamo quanto toccherà a noi. Un po' di taglietti qua e là. Box anche per noi, signori. Abbiamo girato con una lentezza imbarazzante. Quindi, onestamente, non so, non so. Questa Williams ci fa soffrire tantissimo. Guardalo lì Ocon come è andato di fino. Ripartiamo con Russell che ci svernicia male. Ultimi, ultimi a secco, signori, ultimi a secco. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. C'è da dire che Russell ha... Vabbè, poi vediamo sui... 6 secondi, ha continuato a guadagnare. Vediamo però se in questi ultimi giri, testa bassa con le soft, riusciamo a recuperare il tempo perso. Attenzione, no, ultimi no, perché c'è Giovinazzi. Abbiamo dietro di noi. Sufficienza per altri 5 giri. Dobbiamo capire un momento se riusciamo con le soft a recuperare qui davanti Kimi Raikkonen, Ricciardo ed eventualmente anche Russell. L'obiettivo sarebbe maggiormente Russell, perché giustamente il nostro compagno di scuderia un po' fa più bella figura di noi, signori. Questo non va bene. Questo non va affatto bene. Vediamo se però con un ritmo forsennato, insomma, vabbè, un ritmo un po' più sportiveggiante, eventualmente riusciamo a fare qualcosina. Già abbiamo guadagnato qualche decimo su Russell comunque, eh? Le soft vanno molto molto bene rispetto alle medie. Poi come detto, abbiamo visto che su alcuni circuiti il cambio di pneumatici non è così importante, inteso come
non è che vai così tanto più forte con le soft rispetto alle medie. Qui invece sembra che sia piuttosto importante la differenza. Eravamo a 6 secondi, adesso abbiamo guadagnato un secondo e due in un giro su Russell, quindi forse pelo pelo si potrebbe riuscire ad agguantare il compagno di scuderia. Vedremo, signori, vedremo. Sta di fatto che saranno giri impegnativi. Poi c'è da dire anche che se ci arriviamo potrebbe, insomma, i sorpassi potrebbero rallentarci un po'. Certo, già se riusciamo a fare dei sorpassi sarebbe qualcosa di buono e giusto, eh? Uno ci prova. Se si tratta di fare sorpassi, insomma, non ce la mettiamo. Finora ne abbiamo solamente subiti. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,6 secondi. Spingi, spingi. Non è facile, signori, non è facile. Bandiera gialla. Attenzione lì davanti. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Kvyat. Sono messi sorpassi, bandiere gialle. Alcune informazioni su Kvyat. Si sta ritirando dalla gara. Bene così, un'altra posizione guadagnata. Ok, via libera. Ora dobbiamo capire se lì davanti Russell è stato superato da Ocon, quindi è stato un sorpasso abbastanza easy quello di Ocon, non ha perso niente, già se ne sta andando. Dobbiamo vedere se magari Raikkonen e Russell potrebbero darsi un po' fastidio tra loro. Ocon, vabbè, abbiamo perso, nel senso che ha un altro ritmo la Renault. Dobbiamo sperare in una battaglia tra Ocon e Russell che ci possa permettere di guadagnare qualcosina. Poi su Giovinazzi abbiamo guadagnato tanto, dipende pure se lui magari nel contatto con noi, tra l'altro, ha scassato qualcosa oltre ad essersi girato e magari non ha riparato niente al pit. Siamo a 2 secondi e 8 però su Russell, eh. Però i giri stanno finendo, signori, i giri stanno finendo, questo è un problema. Vai, un po' di rissa lì davanti. Il problema potrebbe essere anche che in realtà invece di ostacolarsi si tirano a vicenda, un po' di DRS qua, un po' di DRS là. L'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Infatti abbiamo perso un pochino su Russell. Forse si sta fomentando adesso che ha Kimi nelle vicinanze, o magari è riuscito a prendere il DRS di Ocon. Troppo distanti, maledizione. Se non ci prova Kimi e magari si impiastrano un pochino nella staccata finale al rettilineo, potrebbe essere improbabile il recupero. Diciottesima posizione, insomma. Come detto, dovremmo cercare di far meglio del nostro compagno di scuderia. Poi, carità, la scuderia è quella. Attenzione, Kimi ci prova all'esterno. Vediamo se Russell va un po' lunghino. No, si tiene. Correttamente dietro a Kimi. Quindi ci resta abbastanza, non si frantumano. Ok, il distacco è 1,7 secondi.
fatto è che Russell è molto vicino a Kimi, quindi sta utilizzando, anche adesso utilizzerà il DRS pure sull'altro rettilineo, quindi sta cosa ci frega. Guardalo lì come si fomenta con il DRS, maledetto. Dai, devo arrivare a meno di un secondo per poterlo eventualmente utilizzare anche noi. E approfittare all'ultimo giro, signori. Attenzione. Sei all'ultimo giro. Guardalo lì, Russell comunque come si destreggia, come si difende. Non molla niente, George. Noi nel misto un pochino dovremmo recuperare qualcosina in più, ma non è affatto semplice. Tiene bene George. Rischio qui. Va a vincere Lewis Hamilton. Noi siamo ancora in tentativo di attacco su George. Un po' complicata la situazione. Molto complicata. Niente da fare, signori, niente da fare. Ci abbiamo provato, ma porco due. Siamo arrivati ad un pelo da George. Abbiamo perso troppo nel primo, nella prima metà gara. Peccato, signori. Arriviamo dietro al nostro compagno di scuderia. Non bene questa cosa, non bene. George Russell è riuscito a mantenere il vantaggio. Strategia invertita non male. Troppi errori nella prima parte di gara. Se no se poteva pure fare. Fantastico risultato per Lewis vedere il giro. Che aumenta il noi sul giro eravamo più prepotenti, però avevamo perso troppo. Per te, Luca, chi è a tuo parere? Peccato, il pilota peccato. Andiamo avanti, vediamo se la signorina ci prenderà in giro dicendo che il nostro compagno di scuderia ci ha bruciato male. Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Non lo so. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Ci siamo un attimino toccati con Giovinazzi, ma all'inizio c'era traffico. Quindi no comment, perché sennò si incazza qualche reparto. Mi spiace, signor, ma lei fa ste domande di merda. Grazie lo stesso. Ma grazie lo stesso, no. Vada via, vada via. Allora, andiamo a vedere un attimino. Attenzione, la fama del pilota a livello 2 proprio. Partiamo dalle basi, signori. Partiamo dalle basi. Comunque così mi sembra abbastanza combattuta la situazione. Spero che vi possano divertire queste gare. Anche se, come detto, siamo nelle retrovie. Vacca puttana, il prossimo è il Vietnam. Possiamo saltarlo il Vietnam per piacere? Possiamo skipparlo e far finta di niente? Così, tanto per. Comunque, ricerca e sviluppo, è arrivato qualcosina. Apparentemente possiamo, credo, andare a sviluppare 1100 punti. Allora, andiamo un pochino anche lato telaio. Ce l'abbiamo, 550. Probabilità di guasto, vabbè. Non arriverà per il Vietnam, magari per il Gran Premio della China. Ed eventualmente anche qui un pochino di aerodinamica e facciamo ancora cagare. Anche qui eventualmente arriverà per la Cina. La Cina è più vicina. E questo basta. Non possiamo fare più nient'altro se non aspettare e poi incrociare le dita per il Vietnam, dove vedremo. Non so se la prossima gara che vedrete sarà il Vietnam. Riavvia la produzione. Perfetto. Ha fallito per questo weekend. Cerca ma alcuni componenti non hanno superato i controlli di qualità. Bravissimi. Assicurati di indicare sulla workstation cosa rivedere.
Eppure questo arriverà in Cina, quindi praticamente non abbiamo fatto niente. Però in Cina, se non fallisce altro, dovremmo avere, vedete, tutti quegli aggiornamenti che ci porteranno a rimanere comunque ultimi. Però lascia fare. Signori, ci vediamo con il prossimo episodio, come Dead Force in Vietnam. E voi mi raccomando che sempre lasciate like e condividete per supportare il canale. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzuoli. Un saluto a tutti da quel tale Ale. Thank you.